Disposta e autorizzata dalla Procura della Repubblica di Napoli, dalla Direzione del Settore Antimafia, con il comandante di compagnia, il capitano Lorenzo Chiaretti, il comandante del Gruppo Operativo della Aeromobile, il tenente Emanuele Macri, perché per noi è un'operazione importante, significativa, simbolica e ricca anche di sostanza. Non abbiamo fatto le 130, le 150 catture, quindi è un discorso diverso che colpisce 8 persone e un fermo del pubblico ministero della DDA di Napoli che è stato eseguito nei confronti di 8 indagati, come dicevo prima, per vari reati. Primo fra tutti il 416 bis, quindi l'associazione per delinquere di tipo mafioso, c'è contestato il reato di rapina, quindi il 628, c'è contestato il codice penale, c'è contestato il reato di estorsione, il 629 del codice penale, e poi in più abbiamo armi, incendio, che poi il capitano mi dirà i particolari, più la contestazione anche dell'articolo 7, mi sembra, sì, il famoso articolo 7, l'abbiamo del metodo mafioso. Sì, entro subito nei particolari di questa operazione. I reati che vi ho citato prima nei confronti degli indagati riguardano 6 rapine, 3 consumate e 3 tentate. 6 estorsioni, 3 consumate e 3 tentate. 4 rapine, 2 consumate e 2 tentate, e poi ci sono vari sequestri. L'indagine è particolare, è importante, ovviamente. Non è una cosa che nasce oggi con i fermi, ma nasce già da un po' di tempo, da diversi mesi fa. I personaggi sono di spessore, che sono i punti di riferimento del clan Fragnoli-Pagliuca sul territorio, quindi sono personaggi importanti tutti, dal primo fino all'ultimo, e
tra le cose che segnalo subito è che uno degli indagati, per sfuggire alla cattura, si è rifugiato all'interno di un nascondiglio che aveva si era procurato all'interno della sua abitazione, e anche di questi particolari poi il capitano e il tenente vi spiegheranno. Io quello che voglio sottolineare prima di passare la parola ai colleghi è che la procura di Napoli, in particolare la DDA di Napoli, nelle persone del dottor D'Amato Antonio, che sarà il prossimo procuratore aggiunto probabilmente di Santa Maria Capua Vetere, come tutti voi sapete, il dottor Sandro D'Alessio, che è un altro magistrato bravissimo della DDA di Napoli, il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, quindi ricordatevi questi nomi, e ovviamente il procuratore Colangelo, che ha seguito questa indagine nei minimi dettagli tutti insieme, e hanno deciso appunto di effettuare, di eseguire, di fare questo fermo per la pericolosità ovviamente dei soggetti.